Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui, quest'ultimo video di questa stagione duolistica. Si avvicina agosto e ho deciso di chiudere, si riprende da settembre. Quindi questo video sarà, diciamo, una miscellanea, un recap di le mie personali esperienze, quelle che almeno mi rimangono più in mente, che mi sono venute in questo anno di gioco. Che devo dire, nonostante tutto, è stato intenso, variegato e inaspettato. Quindi sono racconti, ma più che racconti GDR, racconti di esperienze personali, visto che ho notato che siete anche interessati al lato umano, al lato empatico, perché il GDR, come ho sempre detto, ma molti di voi hanno capito, è fatto tutto di rapporto tra le persone, ci si espone, si mette in tavola, si costruisce insieme il gioco, quindi si sta anche molto a contatto. E questo fa parte proprio dell'ambiente, il GDR, perché come ho già detto, non si gioca solo tra amici, si gioca anche magari tra persone che vogliono vedere l'aspetto ludico, altri giocatori, si gioca tra gente occasionale che è capitata per caso, o per vedere, o per passare la serata tra amici e si intavola magari un GDR. Questo è più probabile col board game, ma è capitato anche questo. Quindi iniziamo. Alcuni di questi aspetti, alcuni di questi racconti, a strozzi bocconi li ho messi in alcuni video. Chi mi segue già l'ha sentito. Io andrò a fusso di coscienza. Diciamo, ho una piccola scaletta mentale, ma quello che mi viene, io vi dico. Vi porto un evento successo da pochissimo, 2 settimane fa, settimana scorsa mi sembra. Io ho rivisto un ragazzo, c'è cioè la mia età, che mi dice, noi giochiamo a Fabula, mi dice, ma è rimasta in mente quella sessione di Signoria che Paese di Balocchi, quante belle rifacciamo. E io gli ho detto, quando vuoi ovviamente, è sempre un piacere quando ti dicono ciò che alle persone è piaciuto. Perché magari giochi a tanto, fai tanto, ma è difficile capire cosa realmente a qualcuno piace. E poi mi sono messo a riflettere, e il tempo mi è tornato in mente, ma perché a lui quella sessione è piaciuta talmente tanto? Cioè io me la ricordo poco, una sessione come tante, perché era totalmente una relazione condivisa, quindi loro andavano a flusso di coscienza, loro costruivano le scene da soli. Forse per questo è piaciuta così tanto. Io in quest'anno che ho utilizzato praticamente sempre solamente la narrazione condivisa, e devo dire, io quest'anno ho fatto veramente poco il master, molto poco in confronto agli anni passati. E le poche volte che l'ho fatto è stato con persone o che non conoscevo, o conoscevo poco, diciamo, l'ambito ludico, solamente per l'ambito ludico, e sempre una relazione condivisa. Quindi mi è rimasto in mente, ho voluto condividere questa cosa. Cioè, quanto impattante è in certe persone il costruire la storia invece che seguirla. Questo discorso è stato affrontato, che sono le due correnti di pensiero, che entrambe sono corrette, giuste. Sta alle persone decidere cosa ti piace. E io la mia vita l'ho fatta entrambe, quindi diciamo qualcosa ne so. Un altro evento, che questo me lo ricordo, quando feci provare Feng Shui a un gruppo di ragazze e una di loro non sapeva cos'era GR, si aspettava un board game. Cioè c'è stato sto mix and extending tra di loro e è stato bellissimo, è stata un'esperienza per me bellissima, perché si vedeva come aveva difficoltà a comprendere. Già il gioco non è così, diciamo, immediato. Poi c'era anche un gap d'età, c'eravamo almeno 10 anni di differenza fra me e loro, forse anche più. E è stato interessante, è stato per me veramente un esperimento, un'esperienza molto interessante. A fine serata l'ho vista, mi ha detto, un po' confusa, un po', è stato un po' difficile, però il sorriso, il vedere partecipare mi ha fatto capire che comunque sia si è divertita, l'obiettivo è stato raggiunto, per quanto ha avuto difficoltà. Cioè, c'erano varie barriere, un po' l'età, un po' i temi, un po' la sorpresa, non te l'aspettavi. Qualcuno non è che subito, pam, psicologicamente pronto a fare qualsiasi cosa, aperto subito a tutto. Siamo persone normali. Ma
comunque sia, tutto ciò è stato superato. Non si sarà raggiunto il 100%, oddio l'assoluto, ma la serata è stata divertente, è stata emozionante. Io ancora me la ricordo. E questo non vuol dire tanto, che ne fu 2 o 3 settimane, quindi vuol dire che mi ha lasciato qualcosa. Poi che altro? C'ho da raccontarvi il gruppo di favola che quest'anno si è creato, molto coeso, molto numeroso, quindi anche questa è una barriera perché Fabula 5 giocatori massimo prevede e noi siamo in 6, quindi le accortezze che ha dovuto fare il master, anche noi come ci dovevamo giostare i tempi, è stato molto interessante vedere come le persone con una range d'età elevata, siamo tutti sopra i 30, qualcuno quasi ai 40, come ancora la passione c'è. Come ancora c'è chi disegna, c'è chi pianifica, c'è chi costruisce tutto l'ambaradan sul personaggio, c'è chi ha sprazzi geniali, c'è chi fa le storie, veramente, veramente emozionante, emozionante. Questo mi fa riflettere come, queste non sono parole mie ovviamente, ma le passioni tengono vivo l'essere umano. Cioè, le passioni ti mantengono giovane, le passioni ti mantengono sveglio, reattivo, ti continuano a far pensare, leggere, cercare, comprendere cose nuove, studiare a tutte le età. Fa sempre bene, ti tiene sveglio. Senza entrare in filosofia, andiamo avanti. Un'altra bellissima esperienza, ovviamente, sono state, grazie al Polo, le giornate di GDR, cioè. Il proprietario del polo che propone i GDR che ha per farli conoscere, le giornate che fa sempre ogni anno, l'azione del gioco di ruolo in cui chiama varie associazioni ludiche, come già avete tante volte, e io ci ho invitato anche, mo sono 2 anni, e fa provare GDR, cioè è veramente bello, perché non solo giochi con persone che sono lì per giocare, quindi si condivide una passione. Ma ci sono, io ho incontrato un autore, un editore ho incontrato, un editore, altre volte ho incontrato alcuni autori di GR ovviamente emergenti che cercavano di farsi conoscere, perché, come vi ho detto, usciranno più di 100 GR all'anno, molti di più, in tutto il mondo, come il board game ragazzi, cioè non ci puoi star dietro, è impossibile. Che non è detto che il GR piccolo sia brutto, è solo che non tutti emergono, non tutti hanno la capacità mediatica, l'investimento per esplodere. Ci sono delle perle, questo già ho detto in altri video, sono delle perle incredibili GDR che non conosce nessuno, che non conosce nessuno, perché uscite nel periodo sbagliato, perché troppo avanti, perché per un pubblico di nicchia, però per quella nicchia è oro. Quindi metto le giornate di GDR in risalto. Io porto esperienza. Ho giocato a un GDR proprio uscito da pochissimo. Passion de la Passiones. È il GDR delle telenovele spagnole. Cioè, io che non ne ho vista neanche mai una, qualche mene, mi sono divertito come bambino. E sta anche abbastanza dietro la trama. Ce l'avevo anche in gruppo. Due donne, cioè, quindi capisci, cioè, vedevi proprio come tiravano i fili. E comunque sono stato dietro, interessante, un'esperienza particolare. Non posso dire unica perché usavo un sistema che già conoscevo, però il tema non l'avevo mai affrontato. È stato veramente divertente. E questo, cioè, io ho ancora 35 anni, 20 anni di gioco. Mi diverto ancora a scoprire cose nuove nell'ambito di GDR, perché veramente, cioè, l'infinito, l'infinito. E poi come non nominare, non ci viene da ridere, GDR che a me non è piaciuto. Non è piaciuto perché anch'io ho i miei gusti. Io ho provato Alice Scomparsa, col sistema praticamente si sta in silenzio, dura 45 minuti la partita, un'ora, adesso non mi ricordo bene. Ci sono i step con l'orologio e c'erano degli avvenimenti, gioca solo in chat, con una chat, quindi un WhatsApp o qualcosa, dove tutti vedono quello che accade e tu non puoi parlare. E è molto emotivo e io per quanto capisco la meccanica, l'idea, bellissimo, per me è stato
troppo pesante, cioè qualcosa che io non rifarei, però piace moltissimo a altre persone. Che sì, esistono GDR che a me non piacciono, è normale, è normale. Ed è un gioco di ruolo, eh? È un gioco di ruolo perché tu partecipi, puoi fare determinate cose, beh, più che puoi devi fare determinate cose, quindi ti devi mettere in gioco perché c'hai. Inizio si estraggono delle carte che vengono girate tot tempo e ti costruiscono le scene. E quindi tu c'è il tempo, devi essere sveglio, devi costruire. Ma è uno storytelling, beh, ma molto carino. Non per me. Andiamo avanti. Che altro mi viene in mente? Ne ho provati tanti, ne ho provati veramente tanti. Ma posso portare stanno Broken Compass. Anche quello. Mi ha colpito perché l'ho giocato spesso, per quanto è proprio per tutti, aperto, facilmente avvicinabile e veramente quello è molto anche goliardico, cioè non ci riesci a farlo serio. Esploratori tipo Indiana Jones che cambiano tempo, spazio, ad otto luce, molto molto carino. Per citare l'ultimo Coriolis, Coriolis è stato veramente un viaggio, ho fatto il video sopra, quindi non mi dilungherò. Coriolis è un viaggio emotivo, proprio con sto sci-fi, col tema della famiglia, stile rabbeggiante, veramente non è un mischione, è una costruzione oculata, accurata, diciamo, ecco. E veramente se non avessi visto Firefly sarebbe stato anche difficile comprendere le idee degli autori. Perché Firefly, sta tre film, è la base, poi ci ho messo tutta impalcatura rabbeggiante e ci ho tutto condito con un po' di classici sci-fi. È stata un'esperienza interessante anche quella. Io direi che posso concludere qui. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, perché un anno è lungo. Anno è lungo, considerate che io considero l'anno mio ruolistico da settembre fino a ecco, fine luglio, per quanto agosto qualcosa spizzicano qualcosa, ma stagione ecco, è finita. Settembre si riprenderà con le sessioni a zero, le sessioni a zero con un gruppo, noi facendo tutta la scaletta di come affrontare l'anno col calendario. Verranno istituiti nuovi gruppi, intrecerò gli orari, sembra vicino e finalmente io posso dire finirà questo caldo soffocante. Speriamo. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Fatemi sapere la vostra. Condividete per favore, vi chiedo per favore, qualche vostra esperienza GDR perché è utile, fa riflettere. Non è sempre banale. Voi direte, ma lo fanno tutti. Ma non è detto. Condividete. Mettete qualcosa di interessante perché anche per me io lo leggo. E fa piacere vedere che si gioca. Perché le esperienze GDR possono essere partita, umane, innovazione, qualche idea, spunto anche proprio magari logistico, qualcosa di carino con cui condividere. Ci sono i commenti apposta. Una condivisione mi piace che mi aiuta, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, a settembre.